Essere presenti a Saione rappresenta un modo per dare una scossa anche dal punto di vista immobiliare. Questo è lo spirito della festa del condominio che si è tenuta sabato scorso in Piazza Zucchi, evento promosso da Confedilizia con la collaborazione organizzativa di Confesercenti. L'obiettivo è stato quello di fornire un momento di aggregazione per il cittadino, un'occasione di incontro di alcune personalità con la cittadinanza, creando un appuntamento utile agli approfondimenti su tematiche legate al mondo immobiliare e condominiale, un modo anche per vivere ancora di più il quartiere. Cioè, noi siamo presenti qua per cercare di ridare dignità al valore degli immobili che sono qui presenti, sia immobili abitativi sia immobili commerciali. Non è un obiettivo che si è prefisso Confedilizia, chiaramente Confedilizia da sola non ce la potrà fare mai, però siamo sicuri che insieme agli amministratori locali, insieme alle forze di polizia, insieme agli amministratori di condominio, agli agenti immobiliari, alle altre associazioni, perché no, operanti sul territorio, con una sinergia di forze potremmo riuscire a fargli acquistare un valore, non dico uguale a quello degli anni 90. Partendo quindi dal condominio, che è diciamo l'unità abitativa ripetuta più volte come condominio, per poi estendersi al quartiere, alla città e al territorio. Di sicuro iniziative che fanno bene, perché laddove ci possono essere delle problematiche, è giusto parlarne, è giusto confrontarsi, è giusto non perdere di vista le problematiche. L'Ordine degli Architetti quindi è consapevole di queste problematiche, è anche consapevole del ruolo che abbiamo come portatori non solo di interessi dei cittadini, ma anche come istituzione, e quindi abbiamo voluto esserci assolutamente. Sto propagando all'interno dell'ordine per creare un'iniziativa insieme a Confesercenti, per creare un progetto cosiddetto di buone pratiche, per provare a stimolare con il contributo di cittadini e anche gli esercenti che tutti i giorni sono sul campo, per provare a creare un progetto, un'idea, un modello di sviluppo che potrebbe portare a essere preso dal comune per uno sviluppo futuro, ovvio con i tempi che richiede la burocrazia. È un motivo di soddisfazione per noi partecipare a questo evento di Confedilizia, perché vuole porre l'accento in modo intelligente, diciamo anche sul tema della sicurezza, che è molto legata alla riqualificazione urbana. Oggi come compagnia energetica ci troviamo a promuovere tutta una serie di interventi nel segno dell'efficienza energetica, che possono anche dare una svolta anche sulla qualità dei nostri edifici. C'è da lavorare sia per un risparmio economico delle famiglie che sopportano un peso delle bollette molto rilevante, ma c'è da intervenire anche sul tema ambientale. Nel commercio ad Arezzo vale comunque la pena lanciarsi, è comunque una sfida impegnativa. In questo quartiere comunque vediamo la presenza di tantissime attività al femminile, anche storiche, anche che esistono da decenni e come dire molto che funzionano, molto vivaci, molto attive e che non si lasciano scoraggiare dalle difficoltà, che poi è la caratteristica delle donne, no? Quella di non lasciarsi scoraggiare.